Thunder Recap, ragazzi, ovvero l'appuntamento domenicale in cui prendiamo le news più importanti della settimana, le approfondiamo, le commentiamo e integriamo anche con i vostri pareri. Quindi cominciamo. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e benvenuti al nostro tradizionale Sunday Recap domenicale. Le news che voglio portarvi oggi, ragazzi, sono soltanto un paio, quindi non sarà un video particolarmente lungo, perché credo che le cose principali di questa settimana siano sostanzialmente due. E sono relativamente recenti entrambe. La prima è quello di cui si sta parlando proprio nelle ultime ore, stanno venendo fuori anche degli altri report a riguardo. Pare che il mondo del gaming stia davvero affrontando un periodo che è definibile, secondo me, come una sorta di frenata. Ok? E molti stanno parlando di un inizio di una crisi, altri stanno parlando di un ridimensionamento fisiologico. Io, mentre ne parlavo nelle news negli ultimi giorni, ho subito detto, ragazzi, e ve lo voglio ribadire anche in questo caso, che ne parlo molto volentieri con voi, mi sono fatto un'idea, vi ho dato anche qualche spunto di cose che ho letto. Ma di nuovo vi devo ripetere che io credo che questo sia davvero un tema per un analista di mercato. Ovvero, io penso di aver inteso un po' come stanno andando le cose, però se mi chiedete che dimensioni questa sorta di frenata sta davvero avendo, quali sono le conseguenze, quali sono le prospettive, francamente io sono una persona poco adatta per parlare di questo. Dopotutto io sono un videogiocatore come voi che sta semplicemente parlando del mondo del gaming, ok? Però, parlandone tra di noi in maniera, diciamo, con una buona dose di umiltà, sicuramente alcune cose le abbiamo notate, quindi partiamo dai fatti. Sappiamo che c'è un gran numero di licenziamenti che in questo ultimo periodo ed è una cosa molto sentita dal mondo degli sviluppatori, ne hanno parlato tantissimi in tutte le salse e questa quindi è una cosa che francamente è piuttosto certa, ovvero ci sono molti tagli, ne abbiamo parlato tanto nelle news. Un'altra cosa piuttosto certa, perché è stata confermata da tante persone, non ultimo lo stesso Phil Spencer nell'ultimo evento che c'è stato di Xbox, ha parlato molto apertamente del fatto che l'industria ora ha un momento in cui deve ritrovare una stabilità e non potendo avere accesso a tutti i nuovi giocatori che decisamente voleva, deve cambiare strategia. Lui parlava di Microsoft, ma in realtà la cosa è applicabile a tantissime altre realtà. La stessa Sony, per esempio, ultima da non molto tempo, sta portando tutti i giochi su PC e tante altre aziende stanno pensando a nuovi prodotti, stanno cominciando a tagliare non solo personale, ma alcuni progetti che ritenevano forse meno promettenti. Insomma, si risparmia, si cercano nuovi modi di spendere di meno e si cercano nuove opportunità. Si sta cercando di diversificare un po'. Ora, se dovessimo però cercare di perlomeno provare a misurare questa cosa per capire un po' dove si sta andando a parare, alcuni stanno parlando di crisi e secondo me perlomeno per adesso è esagerato. Alcuni stanno parlando di un semplice fisiologico riassestamento dopo gli anni della pandemia e secondo me così invece è un po' riduttivo, perché non si tratta soltanto di tagliare dei posti che ti sono serviti in un certo momento di particolare espansione e molto peculiare. Qui si parla anche di cambi di strategia e questi non avvengono soltanto perché hai troppe persone che lavorano per te. Capite che cosa intendo? Quindi credo che sia un po' più di un semplice ridimensionamento, ma non penso che si possa parlare di crisi, almeno per adesso. Detto questo, proprio nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo report che probabilmente vedremo nelle news di domani. Alcuni stanno addirittura parlando di una sorta di nuova era, ma anche qui bisogna un po' intendersi che cosa davvero significa questo. Probabilmente vedremo un po' meno progetti, ragazzi, ed è più probabile che vedremo ancora di più le aziende andare sul sicuro. E questa è una cosa che le persone hanno già notato da un po' e credo che capiterà ancora di più.
E ovviamente questo preoccupa i giocatori, perché vuol dire che, soprattutto in un mondo AAA che già faticava a portare sul piatto nuove idee e si affidava e si continua ad affidare tanto a sequel, remake, remaster e a cose collaudate, o a tentare la fortuna con inseguire le galline dalle uova d'oro e fare live service, no? Come sta facendo Sony già da qualche anno, ovviamente le persone sono preoccupate. Io non sono preoccupato particolarmente, perché comunque vedo che c'è ancora tantissima voglia di giocare e non penso che ci sia un cambiamento tale da dire ok, oh mio Dio, davvero tanti stanno smettendo di giocare. Anche perché il mercato, come vi ho già detto tante volte, ma che in buona parte lo sapete già, offre tantissimi prodotti lo stesso. E se il mercato AAA non vi soddisfa, c'è la possibilità di buttarsi a pesce e nuotare nel mare degli indie o dei progetti un po' più piccolini, che sono davvero tanto belli da molti anni a questa parte e possono essere altrettanto, se non di più, soddisfacenti di prodotti AAA di grandi aziende. Quindi, dal lato strettamente di giocatore, io direi che non credo che ci sia da preoccuparsi di chissà quali cose, credo che ci sia da essere pragmatici, vedere che cosa esce e fare quello che facciamo sempre: parlare dei giochi in uscita, parlare del mercato e parlare tra di noi dei giochi che ci sono più piaciuti e magari segnalare dei giochi che sono stati un po' meno considerati, d'accordo? Questa è una cosa che faccio sempre, e magari in un momento in cui forse la cosa si ridimensiona un po' e il mondo del gaming sembra forse rallentare, è secondo me ancora più utile fare questo, è ancora più utile parlare di titoli che magari si meriterebbero più attenzione. Come sapete, ho cominciato già da un po' a mostrarvi una sorta di video della settimana, ok? E oggi, a tema, dato che si è parlato tanto di Xbox questa settimana, vi voglio sottoporre un video che ho fatto un po' di tempo fa ed è un approfondimento che molti potrebbero non conoscere questa storia. E il video si chiama "Quella volta che Xbox è stata quasi cancellata". È un video di approfondimento come quelli che facevo un po' di tempo fa, adesso un po' che non ne faccio, ma mi piacerebbe ricominciare. Non è particolarmente lungo e racconta praticamente della generazione di Xbox One, che è andata così male che c'è stato un momento in cui, e questo è successo veramente, Microsoft è stata sul punto di iniziare quasi a considerare di smettere l'intera sezione gaming, d'accordo? È una cosa interessante, ragazzi, il video è fatto in maniera un po' diversa rispetto a quelli qui siete abituati normalmente, che sono molto discorsivi così. Questo è scritto, è editato, post prodotto, eccetera. Quindi se vi fa piacere recuperarlo, questa è una cosa che può tornare utile, un po' per curiosità, un po' anche per conoscenza, insomma. E dato che stavamo accennando, si è parlato molto di Xbox questa settimana, ebbene sì, dobbiamo di nuovo parlare di quello che è successo, il mare di rumor, a cui è seguito poi un evento che ha chiarito in parte sì, in parte meno, molte cose riguardo alla strategia di Microsoft. E che cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Perché che siate soddisfatti o meno dell'evento, la maggior parte ho visto non molto, ma comunque molte informazioni l'hanno date, questo è sicuramente vero, e ne abbiamo parlato anche proprio a mente calda lì mentre finivamo di vederlo questo evento. Ecco, ci sono molte cose da dire. La prima è che ora sappiamo che Microsoft sta cambiando strategia, è stata una delle cose che è stata detta all'interno dell'evento, e il punto è che, non essendo proprio precisissimo che cosa intende per cambio di strategia, sappiamo solo che al momento ci sono per ora solo 4 giochi che a un certo punto arriveranno su non si capisce bene quali piattaforme e non si sa quando e non si sa nemmeno il titolo titoli dei giochi, però sappiamo che comunque questa dovrebbe essere la direzione. Sappiamo anche che, ma questo era molto difficile che cambiasse in realtà qualcosa, che l'hardware resta comunque un punto assolutamente di interesse di Microsoft, quindi le console fisicamente continueranno a uscire, ma voglio dire, non c'erano stati particolari rumor, anzi francamente c'erano rumor in senso opposto, si parla di una nuova Xbox che dovrebbe essere modulare e di una Xbox handheld, quindi
viene da dire che quello era quasi più in direzione contraria. Una cosa che invece ha circolato e che questo evento ha smentito è un cambiamento al Game Pass, di cui si era parlato, c'era qualche rumor effettivamente, ma non è stato confermato. Gli altri si sono tutti concentrati sull'arrivo di esclusive e sono stati più confusionari del solito, adesso ne parliamo anche di questo, ma se andate a vedere, quelli che ricorrevano di più erano dei titoli che in sostanza, anche perché poi a distanza di poche ore Tom Warren ha detto che, e non è stato solo lui, secondo lui sono Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment e Grounded, quindi dovrebbero essere questi i titoli, quindi diciamo che l'evento è stato la conclusione di un ciclo, ovvero di tanti rumor diversi, ma adesso ricomincerà un altro ciclo di rumor sicuramente, perché si deve parlare di quello che succederà da questo momento in poi. Ovviamente non lo possiamo sapere, perché Microsoft volutamente, o magari anche per necessità, perché magari non ha ancora i piani precisi, ha voluto lasciare un po' vaga questa cosa, però l'arrivo di questa nuova strategia setta sicuramente un nuovo passo, e quindi io mi aspetto che non siano solo questi quattro ad arrivare, e anzi Phil Spencer ha detto che caso per caso verrà valutato, e un'indicazione molto interessante ce l'ha data, che mi ha rinforzato ancora di più in me e il fatto di pensare che non saranno pochi i titoli ad arrivare, perché ha detto che valuterà tutti i vari titoli dopo che sono rimasti tipo un anno nell'ecosistema Microsoft, quindi su Xbox e su PC, magari di pubblicarli anche altrove, ovviamente lì a prezzo pieno. Qualcuno ha detto, ma vabbè, ma questa è una cosa che già si sapeva, quindi in realtà non è un cambio di strategia. Attenzione, perché in passato Microsoft ha detto di voler valutare i nuovi progetti caso per caso. Questa è una cosa un po' diversa, sono progetti già pubblicati come esclusive che poi vengono praticamente riproposti non più come esclusive anche su altre piattaforme. Quello che la direzione che stanno prendendo sembra essere questa. Ora, questi quattro titoli, ammesso che siano quelli che i rumor suggeriscono, perché Microsoft non ce l'ha detto, sono effettivamente dei titoli che non sono tra i più, diciamo, gettonati. Oddio, Sea of Thieves è piuttosto importante, a dire la verità, però comunque non si tratta di una cosa così fortemente identificativa col marchio Microsoft. In sostanza non sta arrivando Halo, non sta arrivando Gears of War e non sta arrivando Starfield. Vi ricordate che ci sono stati dei rumor anche su questi? Ora, quelli sono stati smentiti perché sappiamo di questi quattro giochi, ma Starfield arriverà un giorno? Phil Spencer ha detto di no, ok? Però francamente non sono così convinto che sia così perenne la cosa. Magari Starfield vogliono lasciarlo come esclusiva perché hanno fatto una sorta di accordo con i giocatori e i giocatori sanno che rimarrà come esclusiva, quindi magari per quello è più probabile che non lo diventi. Ma per altre cose, si parlava di Gears of War, di Halo, io questa non la lascerei così tanto sul vago, e non credo che sia una vera e propria smentita, perché ovviamente tra i vari titoli che arriveranno in futuro o che sono già arrivati ci saranno tante valutazioni, e questi primi quattro titoli sono, e questo l'ha detto proprio Phil Spencer, diciamo un inizio, un primo passo e una sorta di test per vedere come vanno. Quindi secondo me le cose sono apertissime in questo momento, e questa è stata la cosa percepita forse più di tutti come vaga, è il fatto di non dire quali sono questi quattro giochi, ma non dicendo il nome e non dicendo anche diciamo se certe categorie di giochi arriveranno su altre console, è più difficile capire dove davvero si va a parare, con che velocità Microsoft pubblicherà queste cose. Comunque, per ora ovviamente le cose stanno così, non c'è molto altro da dire a riguardo. Sicuramente ci saranno altri rumor in arrivo, perché figuratevi, altri ne sono arrivati poche ore dopo l'evento, e poi ne riparleremo quando sarà il momento, insomma. Ti piacciono le news? Allora non essere boomer come i malnati. Segui Chris anche su TikTok.
Se segui il profilo TikTok del canale, non troverai scemenze abissali o trend dementi, ma troverai invece soddisfacenti e corroboranti video giornalieri di news, vlog e gameplay, buoni per il tuo intrattenimento e per sufficientemente interessanti discussioni, il più delle volte almeno. Segui Chris su TikTok, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news. E ora per il consueto, ormai, angolo di Chris, vi voglio mettere un po' a pari con quello che sta succedendo. Da quando è cominciato questo 2024 sapete bene che i miei problemi di salute sono stati molteplici e le cose che volevo fare ancora non sono riuscito a farle, non tutte perlomeno, una parte sì ma tante altre no. Ora però penso di potervi dire con una certa sicurezza che arriveranno perché, come vi ho già detto nelle ultime news, facendo un po' uno strappo a quello che faccio di solito nelle news, ho dedicato un piccolo segmento, quello del commento del giorno, a spiegarvi un po' che qual è la mia situazione con la salute e il fatto che negli ultimi giorni invece sta andando molto meglio, che ho trovato un rimedio abbastanza insolito e di cui ancora non mi capacito del tutto, che mi ha letteralmente svoltato la cosa al 99%. Ancora fatico a crederci, però mi vedete anche come sono adesso. Nonostante io abbia dormito moltissimo negli ultimi due giorni, sto bene, sto veramente bene, e qui, ma come non sono stato da anni, e quindi diciamo mi sono preso un po' di tempo per fare bene le cose e assicurarmi di fare tutto giusto. Però adesso si ricomincia a tritare come Dio comanda e spero tanto di riuscire a tornare ai fasti di un tempo, ok? Quindi, a partire da domani, ragazzi, da questa sera stessa probabilmente ricomincerò a riempirvi di contenuti e niente, ci vediamo ovviamente in live questa sera per la tradizionale serata iscritti e followers del canale per approfondire un po' di altre cose. Ho un paio di anticipazioni da darvi, soprattutto una, ok? Ma ve la darò in live e per il resto ovviamente ci vediamo con tutti gli altri contenuti, ragazzi, e grazie come sempre del supporto. Bene gente, è tutto per le news di oggi, per il Sunday Recap domenicale. Da domani tornano le news normali come sempre e grazie a tutti per aver visto questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon e anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.